potrebbe fare ridotte. Già di nocciola. La zuppa di cipolla è un piatto povero, un piatto semplice. La facciamo sporcando solo una pentola nella maniera più facile possibile, però è buonissima, è qualcosa di fantastico, la dovete fare assolutamente. La scelta delle cipolle, le migliori in assoluto sono queste qui bianche, perché cuociono prima, perché hanno il sapore giusto e la consistenza giusta. Vanno bene anche quelle bionde. Calcolate come quantità circa 3 cipolle a testa, ne servono parecchie, perché poi la cipolla si assottiglia e diventa poca, quindi devono essere tante. La ricetta prevede l'utilizzo di una pentola di ghisa. Questa è una pentola di ghisa da 5 litri, è troppo grande, è troppo pesante, quindi utilizzerò una pentola di coccio, una bella tradizionale, che dove ci faccio sempre la pasta ai fagioli e il minestrone, che è buonissima. Oppure, se non ce l'avete, va bene anche una d'acciaio un po' pesante. Per prima cosa pulisco e affetto per bene circa 6-7 cipolle, per me e Beatrice, insomma poco più di un chilo di cipolle per due persone. Calcolate comunque 3 cipolle, che sono circa 400 grammi a testa di cipolla, e non sono poche. Tagliare finemente le cipolle, più sono sottili e meno tempo ci metteranno a cuocere. Per non piangere con le cipolle, le potete congelare, lavare sotto l'acqua fredda, bagnare la lama del coltello, mettete gli occhialini. Ci sono 50.000 modi, non ne funziona neanche uno, però fate voi. Perché finché si tratta di tagliare una cipolla va bene, ma quando ce n'è da tagliare un chilo si piange, c'è poco da fare. Cipolle fatte. La zuppa di cipolla prevede una cottura sul fornello e poi dopo bisogna utilizzare anche il forno. Visti i tempi, bisogna parlare anche di risparmio economico. Per chi non vuole utilizzare il forno, magari non deve farne una quantità esagerata, può utilizzare la friggiaria sia per fare i crostini dopo che per cuocerle nella pentola. Basta scegliere una pentola magari un po' più piccola, sempre pesante, che entri nel cassetto, così usando la friggitrice ad aria consuma la metà della corrente, ci mette tempo, meno tempo a riscaldarsi, e consuma quindi molta meno corrente, se volete. Se invece usate una pentola grossa, usate il forno tradizionale come faccio io oggi. Cuciniamo la nostra zuppa. Pentola di coccio o di ghisa o d'acciaio, quella che avete scelto. La zuppa di cipolla prevede il burro. Se non volete usare il burro, usate l'olio d'oliva. Però previsto il burro, eh. Possiamo già mettere dentro le cipolle. Io me le ero preparate qui in una ciotola. È una bella pentola piena, ma poi alla fine vedrete che come dose per due persone va benissimo. Quando sentite che incomincia a rosolare, bisogna incominciare a girarla e bisogna starci qua 5 minuti, eh? Ogni tanto una mischiatina per non farla attaccare. La zuppa di cipolla è una zuppa stufata, quindi bisogna stufarla, bisogna stancarla, bisogna farla rosolare abbastanza lentamente e girarla molto spesso. Deve diventare di un color nocciola, deve essere ombrata, ma bisogna stare attenti sotto perché è un po' infida, ti brucia sotto se non stai attento, quindi fuoco non troppo forte e mischiare spesso. Fate caso alla quantità di cipolla che abbiamo adesso dentro nella pentola. Subito all'inizio la cipolla potrebbe fare un pochino di acqua sotto perché è molto acquosa. Alzate la fiamma e la fate asciugare. Voi lo sapete che le pentole pesanti, terracotta, ghisa o anche l'acciaio pesante fanno risparmiare energia perché hanno una grossa inerzia e disperdono più lentamente il calore. Lo trattengono per il cibo e non si raffreddano con l'aria. Guardate, non ha ancora iniziato a rosolare. Guardate la quantità come si è ridotta, è già diventata meno della metà. Adesso l'acqua si è asciugata e dobbiamo farla colorire un pochino. Quando la vedete così, che è bella appassita, che è color nocciola, guardate che meraviglia. La dobbiamo, gli dobbiamo aggiungere un po' di farina, 2 cucchiai di farina circa, non esagerate, che serve per addensare. Faccio 1,5. Potete sfiziarvi anche con farine particolari, integrale, avena, quello che vi piace, eh. Anche farine proteiche, e la mischiate bene. È importante sciogliere bene la farina, mischiare bene, insistere un attimo. Togliete dal fuoco quando la farina è bella sciolta e ci mettiamo dentro 1/2 bicchiere di vino bianco, un vino bianco bello corposo, e bisogna farlo asciugare bene perché non si deve sentire l'odore del vino scottato. Vi avevo promesso che facevamo tutto con una pentola, adesso andrebbe bagnato con il brodo. Io invece utilizzo l'acqua, però cosa faccio? Se avete il brodo di pollo, il brodo vegetale, va bene, io avrei usato il brodo vegetale, allora ci metto 1/2 litro di acqua calda, meglio ancora, poi ci metto 2 foglioni d'alloro. Praticamente invece di fare il brodo a parte lo faccio dentro insieme con le cipolle, poi dopo le verdure le tiro via, ci metto una carotina, la cipolla evidentemente non serve, se avete una gambetta di sedano gliela buttate dentro e così si cuoce tutto assieme, poi dopo la carotina e l'alloro li tiro via. Oppure se avete un dado vegetale, magari quelli fatti in casa come quelli che trovate nel mio canale, c'è la ricetta, ce lo mettete dentro invece le verdure, un po' di sale senza esagerare perché poi ci va il formaggio, e un po' di pepe fresco abbondante.
portate ad ebollizione, deve bollire lentamente per circa un'ora per andare a cottura. Nel frattempo scegliete un pane, una baguette, una pagnottella un po' scuretta, un po' sfiziosa, ecco, un po' rustica, un po' integrale, e la tagliamo a fettine di circa un centimetro perché dobbiamo fare dei crostini in forno. Questo è un pane fatto con farina integrale di tipo 2 e semi di quinoa, è una cosa spettacolare. Curatela, la zuppa di cipolla ogni tanto va girata perché c'è dentro la farina, tende ad attaccare, quindi ogni tanto bisogna dargli un'occhiata, deve bollire piano piano. Nel frattempo comunque quasi pronta, prendo i miei crostini di pane e gli do una botta di grill nel forno perché bisogna farli dorare. Il pane è dorato, rosolato, non troppo perché dopo lo mettiamo dentro ancora e quindi via così. E anche la zuppa è pronta, bella densa, adesso ve la faccio vedere bene, dobbiamo completarla e metterla nel forno. Tiriamo via la carota e le due famose foglioline di alloro che hanno fatto da brodo, via. Importante, ricordatevi, tutti i bordi della pentola sono sporchi di zuppa, se la mettiamo nel forno così viene fuori tutta sporca sta pentola, ma se noi la mettiamo dentro che è già un po' pulita si sporcherà molto meno, sarà molto più bella da vedere e più facile da pulire poi la pentola. Ci mettiamo dentro dei crostini, prima li appoggiamo e poi li affossiamo un pochino, prima un giretto così, li affossiamo un po', si devono bagnare, ecco. E poi facciamo il secondo giro, praticamente facciamo due strati, ecco, uno sopra e uno immerso. Che fame che mi sta venendo, ragazzi, guardate che è già mezzogiorno, io ho una fame che non ce la faccio più. Ecco, così. Grattugiamo un pezzettino di gruyère oppure di emmental con una grattugia grossa, oppure lo fate anche a listarelle con il coltello, sottili sottili. E lo mettiamo sopra i crostini, deve essere abbondante, mi raccomando, abbondante. E lo mettiamo nel forno con il grill acceso, messo un po' in alto, tenendolo d'occhio, nel giro di 2-3 minuti sarà bello dorato. Cioè, ma non potete capire, una cosa, una densità, una roba, no, ma facciamola vedere sta densità perché è commovente. No, ma guardate, guardate che densità, guardate che roba, è una roba. Fame. Ma non è più un assaggio, stai mangiando? E io guardo. È buono. Ancora sto coso acceso, spegni. Questa scotta è. Muoro. È velluto. Soffia, no?